bentornati sul mio canale. Oggi faremo un reshape alla moda di tendenza, quelli che piacciono sempre a me. Camicia nera pizzo, va tantissimo la camicia con gli inserti di pizzo, e il pizzo lo potete mettere in qualsiasi parte della camicia. E io nello specifico vado a riprodurre questa camicia, quindi la parte relativa allo sprone e la manica saranno fatte in pizzo. Ho una camicia, e voi ne avete tante di camicie chiaramente, e non c'è bisogno di acquistarla, riprendete una vostra camicia così andate al sicuro sulla vestibilità. Ho comprato del pizzo, la cosa che vi consiglio, che secondo me è pure più carina, di prendere il colore del pizzo come la camicia e non fare contrasti, perché spesso se il contrasto tra il tessuto e il pizzo non è particolare, rischia di cadere proprio di realizzare una cosa di pessimo gusto. Il pizzo in questione, e su questo abbiamo già spiegato le differenze tra i vari pizzi, è un pizzo elasticizzato che è utile appunto proprio per la nostra vestibilità, e non costa molto questo genere di pizzo perché si acquista a metraggio, non a centina, perché la inseriremo nel resto della camicia, quindi non c'è un finale di pizzo, per cui comprate il pizzo elasticizzato senza centina. Il primo passaggio da fare è scucire il collo e i polsi. Tolto dalla mia camicia i polsi, il collo, ho staccato le maniche perché ci servono come adesso modello per essere ritagliato, e ho staccato, è facile perché tutte le camicie hanno una cucitura che va sul davanti, ho staccato il mio davanti dalla cucitura. Vedete? Adesso il prossimo step è quello del taglio. E dal modello, come avete visto dalla foto, il pizzo si inserisce nella parte del davanti. Chiaramente c'è da coprire poi il seno, per cui la parte compatta dovrà restare sopra il seno. Quindi segno col gesso la parte che dovrò tagliare. Parliamo solo del davanti, chiaramente. Metto in doppio. Con questa forma ho creato il motivo che la camicia che devo riprodurre ha. Taglio, devo lasciarmi il margine di cucitura chiaramente, quindi se questo sarà il mio finale, taglio 1 cm più su. Questo è fondamentale perché diventa come campione da seguire per ritagliare il nostro pizzo. Per cui della camicia adesso non mi serve più nulla. Devo utilizzare invece la manica che taglierò in doppia copia e lo sprone. Prendo il mio pizzo, lo piego in doppio, rispettate il verso dell'elasticità, per cui se nel verso orizzontale fate in modo che appunto rimanga l'elasticità nel momento in cui avete tagliato la parte. Quindi metto in doppio, prendo il mio sprone, quello che ho tagliato. Fate attenzione, dovete calcolare bene delle cose. Intanto rispettate il dritto filo. Questa è la parte della bottonatura, e quindi deve essere parallela al pizzo che andrò a tagliare. E lascerò del margine perché mi creerò, come vedete, la stessa abbottonatura, quindi come se fosse un sostegno. Vedete? Segno, 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 segno. Anche in questo caso si taglia lasciando il margine. Sempre 1 cm, non lasciate molto tessuto perché se no poi lo dovete ritagliare, insomma vi dà fastidio. Ho già tagliato quindi lo spazio
che mi serve per la bottonatura, il margine. Questo è il mio sprone di pizzo che prenderà lo spazio, il posto del tessuto che ho tagliato. Altro taglio sono le maniche. La manica ha solo una cucitura, ma una sorta di listino, si chiama così. Io non l'ho staccato perché poi, a parte può essere un processo complicato da rimontare, e questo lo vedremo in un secondo momento, insomma. Però l'importante è creare una sorta di spacchetto per poter poi far corrispondere i nostri polsi. Per cui intanto prendo la mia manica, prendo il mio tessuto di pizzo, mantengo sempre il discorso dell'elasticità, piego in quattro parti perché già la manica è piegata in due, come vedete. Piegandola in quattro taglio tutte e due le mie maniche. Posiziono la mia manica sopra, gessate sempre con il margine, uguale qui. Chiaramente mantenetevi un po' più larghi perché la manica ha delle piccole pieghette. Allora, la manica è tagliata. Quello che vi dicevo riguardo lo spacchetto, allora, il polso è apribile, quindi non ha una sua tubolarità, per cui non posso montarlo tenendo la manica chiusa. Bisognerà fare un piccolo spacchetto. Quelle più esperte, volendo, come dicevo prima, potranno staccarsi questo e rimontarlo. Chi invece non vorrà far questo per non appesantire il pizzo, l'importante è creare un taglietto, una sorta di spacchetto, e rifinirlo in corrispondenza proprio del listino stesso. Quindi mi segno, la mia manica è doppia, quindi taglierò qui piccolo spacchetto che rifinirò alla macchina da cucire e mi servirà per aggancio del mio polso. Ci trasferiamo alla macchina da cucire. Adesso vediamo il risultato finale. E anche per oggi il nostro video finisce qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccare la campanella per essere informati ogni qualvolta il video online. E fate delle richieste, anche le curiosità più disparate, e seguitemi anche sui social, ma ricordate sempre, reshape your style.